Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87 e 6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è sabato 6 luglio e nella diocesi del Trivento si celebra la memoria di Santa Elisabetta del Portogallo. Oggi a Isernia Papa Francesco sarà in piazza per l'indizione dell'anno giubilare celestiniano in onore di Celestino V. Il Papa molisano ed abruzzese ha 800 anni dalla nascita. Nell'immaginario collettivo dei credenti, l'ex eremita divenuto pontefice è eternamente legato alla terra d'Abruzzo, malgrado la sua madrepatria sia 150 chilometri più a sud. A ribadire simbolicamente l'abruzzesità del santo sarà la presenza ai piedi del palco papale del presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Nell'incontro coi giovani a Castel Petroso ci saranno anche molti ragazzi dall'Abruzzo. Riunione operativa ieri per il presidente della Regione Abruzzo D'Alfonso con la direttrice del settore trasporti della Regione Carla Mannetti. Tra gli obiettivi da perseguire nel vicino tavolo governativo ci sono il completamento della Fondovalle Sangro, la statale 17 da Amatrice all'Aquila con proseguimento sulla direttrice San Gregorio Navelli Bussi sul Tirino, il quarto lotto della Teramo Mare, la pedemontana direttrice Marche Abruzzo Molise, Loreto Prutino Penne, la variante all'abitato di Vasto sulla statale 16. A livello ferroviario si è deciso che si punterà alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla linea Pescara-Roma, con potenziamento dell'intermodalità ferro-gomma, cioè della possibilità di integrare biglietti per il treno e biglietti per l'autobus. Si punterà anche all'aumento della velocità fino a 200 km orari sulla linea Adriatica e alla creazione di un collegamento Pescara-L'Aquila via Prato-La Peligna, utilizzando un tratto attualmente in uso tecnico a Rete Ferroviaria Italiana, che porterà il tempo di percorrenza complessivo a circa 80 minuti. La situazione finanziaria, strutturale e amministrativa delle province è al vaglio della Regione. Nel primo incontro col presidente Luciano D'Alfonso, definito da Walter Catarra molto operativo, è stata rappresentata una situazione decisamente complessa in una fase istituzionale particolarmente confusa. In particolare i quattro presidenti di provincia abruzzesi hanno presentato alla Regione il conto dei crediti vantati dagli enti locali verso appunto la Regione. Le risorse della manutenzione ordinaria delle strade, quelle per l'edilizia scolastica, quelle per il trasporto disabili, per citare solo le voci di spesa di servizi essenziali e sensibili. E in un vertice tra Stato e Regioni al Ministero della Salute è stato trovato l'accordo sul patto della salute 2014-2016, che produrrà una riorganizzazione del sistema sanitario, contemperando la revisione della spesa e i nuovi investimenti. Nei prossimi tre anni il servizio sanitario a livello nazionale potrà contare su un fondo di 337 miliardi e 300 milioni di euro. L'assessore abruzzese alla salute Paolucci, che non ha partecipato alla lunga fase di lavoro preliminare, durato più di un anno, fa sapere che sulla ripartizione dei fondi ci saranno altre riunioni. L'intesa è stata raggiunta all'unanimità e senza particolari attriti.
Il corpo di polizia locale di Montesilvano ha donato i fondi per la realizzazione degli interventi di miglioramento del tunnel dei colloqui per detenuti e familiari del carcere di Lanciano, diretto dalla dottoressa Maria Lucia Avantaggiato. Due pittrici di Fossa Cesia, Diba Cavaliere e di Vasto Maura Trucco, hanno prestato gratuitamente la propria opera. L'obiettivo è rendere meno impattante dal punto di vista emotivo il percorso che molti bambini devono percorrere per incontrare il padre recluso. Il progetto è finanziato con i fondi raccolti dalla Polizia Locale Montesilvanese il 20 gennaio, festa del patrono San Sebastiano. Oltre 150 negozi aperti in centro a Pescara fino a mezzanotte per tutta l'estate, il venerdì e il sabato. Da oggi inizio dei saldi lungo Corso Umberto, via Firenze, via Cesare Battisti, via Roma, via Trento, via Mazzini e via Nicola Fabrizi. L'iniziativa Pescara al centro è di Confesercenti. È un'importante iniziativa pilota, spiega il direttore di Confesercenti Taucci. Il centro delle serate estive è molto frequentato, ma così come arriva la gente va via perché trova tutto chiuso. A fine luglio Corso Vittorio Emanuele riaprirà le auto a Pescara con doppio senso di marcia. Era doveroso riconsegnare ai commercianti la giusta attività. Lo annuncia Enzo Del Vecchio, che è vice sindaco di Pescara e assessore alla mobilità. La zona a traffico limitato per residenti, prevista dalla vecchia amministrazione, non si può fare, non c'è il piano generale del traffico e si rischia di incorrere in profili di illegittimità. La strada nell'area di risulta sarà chiusa appena chiuso il cantiere di Corso Vittorio. E in questa giornata prosegue la festa, il programma religioso per la festa di San Cetteo, patrono della città di Pescara e dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Presso la chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara è prevista alle ore 18:30 di oggi la Santa Messa presieduta appunto da Don Giuseppe Natoli, l'ex parroco, il parroco abate emerito appunto della chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara, nel 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Domani mattinata le messe animate dai vari cori della parrocchia di San Cetteo, alle 18:30 poi la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, con la presenza del capitolo metropolitano, e alle 19:15 la processione per le strade di Pescara con la statua e le reliquie di San Cetteo. Oggi la direzione, la redazione, la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Gianni Caldarelli, che celebra la ricorrenza oggi, e a Don Cleto Panaccio, che la celebrerà domani. E buon compleanno al diacono Riccardo Rendine, che festeggia oggi, e a Don Massimo Di Lullo, che festeggerà domani. Ed è con questa notizia che noi ci avviamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo sereno al mattino, sole caldo nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, cielo poco nuvoloso nel tardo pomeriggio e sereno in serata, con temperature da 23,5 a 30,5 e venti deboli al mattino, moderati nel pomeriggio e di nuovo deboli in serata. Domani si prevedono cielo coperto nelle prime ore del mattino, poco nuvoloso nella tarda mattinata, nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, sole caldo nel tardo pomeriggio e cielo sereno in serata, con temperature da 23,5 a 29,5 e venti deboli al mattino, moderati nel pomeriggio e di nuovo deboli in serata. Il mare è previsto poco mosso sia oggi che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natale
lascia la parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, il ricordo che tra poco alle 9:20 andrà in onda il nostro GR tematico, in onda anche alle 12:10 di oggi, e il ricordo anche che la nostra emittente è in onda sugli 87,6 MHz su www.radiosperanzapescara.it e siamo su Facebook con la nostra pagina Radio Speranza. Con questo è tutto, da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.